Hello, io sono Velia. Io Federica. E insieme siamo le K4U. Allora, se ci vedete un po' più spente è perché sono le 23:02 di giovedì 14 giugno. Questo video deve uscire domani. Noi siamo state super impegnate, quindi abbiamo deciso di farlo adesso, la notte. Ragazzi, attenzione, perché in questo video vi sveleremo dei segreti che voi volete assolutamente sapere. Come lo so che li volete assolutamente sapere? Come lo sai? Perché ci intasate i DM ogni giorno e noi non vi rispondiamo appositamente, perché volevamo fare questo video così da raggiungere tutti quanti e non dover rispondere uno ad uno. Tenete gli occhi e le orecchie ben aperti. È da un bel po' che su Instagram, soprattutto Instagram Stories, ma in realtà anche in post, facciamo delle cose un po' strane, un po' vintage, un po' retro. E ogni volta 3700 DM. Come fai a fare questo effetto? Che applicazione usi? Adesso vi sveleremo le applicazioni che usiamo per fare questo effetto vintage molto cool. Abbiamo tipo 4 pagine della cartella delle applicazioni per le foto, quindi vi faremo vedere quelle un po' più cool. Iniziamo da quella che più ha scandalizzato tutti. È la domanda più richiesta al mondo. Troppo. Non è possibile che ancora non sia così popolare questa applicazione, ma si chiama 8 mm, proprio 8 mm, ed è quell'applicazione che ti permette di fare i video molto molto carini, molto vintage. Poi sì, cambiare, puoi scegliere diversi effetti, wow, puoi avere il rumore della cinepresa praticamente sotto oppure no, oppure togliere l'audio, fare un sacco di cose molto carine. È molto molto bella questa applicazione. Ok, la prossima cosa che vi sveliamo è come fare le foto con il vostro iPhone tranquillamente, che sembrino però fatte con la macchinetta analogica. Ok, ci sono diverse... No, lui deve chiudere adesso la sua serranda. Ci sono diverse applicazioni che fanno ciò. La mia preferita è diversa da quella di Velia. La mia preferita è KD Pro, mentre quella di Velia è Fuji. Poi c'è Kokam e Camon. Poi sicuramente ce ne saranno altre e tra di loro differiscono un po', nel senso magari l'effetto è un po' più diverso, bla 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 bla. Fuji è la mia preferita perché uno sembra una macchinetta usa e getta, ma poi ho scoperto da poco che se tu fai questo movimento si apre tipo lo schermo, quindi puoi vedere esattamente tutto quello che stai fotografando, anche se lo fai da dentro, capito? E poi fai la foto e viene molto carina. Ovviamente non vi siamo qui a dire VSCO cam, queste storie ovvie. Ma però... no, perché quelle lì non le fanno diventare come esatto. E quindi vabbè, noi di solito, ecco, perché magari può essere una domanda che ci farete: cosa utilizzate di solito per editare le foto? È VSCO cam, Facetune, no, sì, per tipo fare le cose più bianche un pochino dietro così, e Snapseed e Darkroom a volte. Allora, altre applicazioni che non uso così tanto spesso, ma che comunque danno più o meno questo effetto, sono Analog Film Seoul, che è a pagamento. Non è over the top secondo me, però comunque è molto ci carina. Sta, poi me. C'è Nebi, che mi piace, lì carichi le foto che hai già fatto e te le fa con il cosetto di luce tipo bruciato, oppure con la pellicola, tipo la grana. La grana. Poi c'è RNI Films. È una delle mie preferite in assoluto, mi piace tantissimo. Perché la foto la fai prima, poi carichi la foto nell'app e ti dice proprio il nome delle pellicole con cui staresti in poche parole facendo la foto. Poi, passando alle Instagram Stories, ci sono diverse cose da dire. Sì. Allora, una che mi piace un sacco, che però non c'entra tanto con il fatto di essere vintage, è Hype Type, che praticamente ti fa mettere delle scritte che si muovono, quindi sono animate sulle Instagram Stories. Tipo, io adesso faccio questa cosa, wow, ci sono le scritte, bello, che tu puoi noi, ovviamente scrivere quello che vuoi tu, wow, ci sono tipo, diverse che è molto 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 figa. Io adesso la cosa brutta però di questa applicazione è che devi pagare se vuoi salvare la storia senza il nome dell'applicazione. Quindi è un po' uno sbatti, però essenzialmente potete metterci una cosa sopra. Sì, è stato tipo una gif. Esatto. Poi c'è un'altra delle mie preferite in assoluto, che è Unfold, che è quella magica magica applicazione che ti permette di fare delle storie molto cool. Ovvero, facciamone una a caso, di decidere come farle, tipo mettere due foto, il testo sulla foto, la foto è sotto il testo, oppure foto dentro la foto, oppure foto dentro il video, il video dentro la foto. Quelle robe lì che sono molto molto cool e a me piacciono veramente tantissimo, però è molto difficile perché dovresti trovare delle foto molto carine e che di solito mancano. Io uso quelle due che ho caricato su Instagram, ok? Poi spostarle, adeguarle, fare, e allo stesso tempo puoi scrivere qualcosa tipo ciao ciao, è tutto molto carino. Di fare una cosa outfit,
sarebbe molto cool, perché non l'ho ancora mai fatto. E poi salvi e la puoi postare come storia nelle storie. A me piace molto questa. A me piace molto di più quando si fanno i video, che metti una foto dietro come se fosse tipo il quadro e il video dentro. O al contrario, o basta al contrario. Che ci sia un video, mi piace un po' di più. Però è super 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 figa questa, perché pochi lo sanno, cioè sì. Pochi lo fanno proprio. Quindi io non mi ricordo come l'ho trovata questa cosa, forse da un video di YouTube oppure da qualcuno che ha fatto questi Instagram stories con il video. Ho detto no vabbè, devo trovarlo, mi sono messa 3000 anni su Google a cercare e alla fine l'ho trovato, sì. Però secondo me se fai questa, cioè se fai questo tipo di storie, sei un bel po' cool. Ok, ho trovato un'altra applicazione che fa un po' effetto vintage e si chiama L'Homograph. Quindi piccolo appunto. Ah, L'Homograph. Molto carina. Ok, ci siamo ricordati di un'altra applicazione super super figa che si chiama Snow e ti permette di, se tu schiacci la faccina con il sorriso, di aggiungere un botto di gif, un botto di cosine carine addosso. È super super carina pure. Esatto, io ho scaricato un sacco di questi template, tra virgolette, e ti fa queste cose super fighe. Super fighe. Va bene, quindi queste sono tutte le applicazioni che noi usiamo per fare le foto stile vintage, retro oppure semplicemente fighe, storie e foto. Esatto. Se questo video vi è stato utile, fatecelo sapere attraverso un pollice in su come al solito, ma soprattutto fateci sapere se conoscete altre applicazioni che fanno questo tipo di effetto o anche altri effetti ma comunque super fighi sotto nei commenti. Io mi fido di voi, per favore. E onestamente io vorrei anche vedere come le utilizzate queste app, quindi quando le utilizzate taggateci per farcele vedere. Noi andiamo a spulciare come vengono utilizzate da voi e come funzionano, insomma. Quindi voglio vedere se utilizzerete queste chicche che vi abbiamo dato. Noi vi lasciamo i nostri social qui sopra impressione, voi ricordatevi di iscrivervi al canale e anche attivare la campanella, così ogni volta che facciamo un video vi arriverà la notifica. Ero un po' distratta perché stavo passando un moscerino, sì, l'ho visto, proprio davanti all'obiettivo. Comunque, niente, noi vi lasciamo, vi mandiamo un bacino e ci vediamo al prossimo video. Hello! Hello.